lo vediamo proprio rapido e poi ci dibuttiamo in separate ways. Dragon's Dogma 2, 9 minuti di gameplay, Deep Dive, Tokyo Game Show 2023. Vediamo, perché io questo non l'ho visto. Tra l'altro, comunque, sì, mi sa che questa cosa è confermata, che ci avremmo le mount. Io spero di poter cavalcare un cazzo di grifone. Porca puttana. Vediamo. Vabbè, sta cosa l'hanno mantenuta. Ho visto delle interazioni ambientali, ho visto un arciere solo arciere, ho visto una persona armata solo di arco, questa è una figata se ci sta. Hanno separato il ladro dall'arciere, mi sa. Figo, figo, vabbè, questo è l'arcier mago. Vabbè, questa è la pietra per teletrasportarsi. Che bello! Però vedete, hanno fatto quello che avevo detto. Cioè, una cosa figa è rendermi l'arco stesso non una sub-weapon, un'arma secondaria, ma renderla proprio una cazzo di arma. Esatto, puoi andare corpo a corpo con l'arco. Magari schivi, c'hai dei colpi rapidi che mirano il bersaglio più vicino. Figata! Ma non è neanche tanto Monster Hunter, perché Monster Hunter nella sua semplicità poi c'ha due combo. Io qua ho visto che lui aveva letteralmente, non so con quale fisica, ma è un mondo magico, il mentre salti, tiri con l'arco e il contraccolpo ti fa portare da un'altra parte. Quella è una figata, sto vedendo delle robe piccole che le hanno messe apposta. Il carretto l'hanno messo alla fine, confermato. Il guerriero è diventato molto più tranquillo, però. Mago, ladro e arciere. Ok. Madonna, che bella sta roba. È molto più controllato. Oh. Va molto di più sui parry. Bellissimo, hanno estremizzato il gameplay. Sembra tra l'altro il video che ho fatto io sul guerriero di Dragon's Dogma, ma l'hanno estremizzato ancora di più sul parry, sull'essere difensivi e repostare, perché colpisce di norma abbastanza piano, tra virgolettoni, ma appena para qualcosa ti risponde veramente forte. Madonna, che belle animazioni. Peccato vedo tanta fisica. Questa è una cosa che mi piace un botto. Ok. Madò, ma il bello sapete che è che il fatto è che poi Dragon's Dogma c'ha delle interazioni molto precise. Quindi quando voi vedete quella animazione con lui che scivola sotto, è quella una roba che effettivamente ti ridurrà un sacco l'hitbox. Cioè, quindi tu magari mentre ti sta caricando un ciclope, tu gli passi sotto al culo e magari lo stanni. Spero che l'abbiate implementate meglio ste cose. Anche se per adesso, allora io ho capito che se la stanno a tenere la ciccia per quando è, però per adesso stanno facendo vedere sempre mostri ben conosciuti, secondo me per farti scaldare il cuore ai vecchi giocatori. Però stanno mostrando i lupi, i goblin e la chimera per flexare il nuovo design grafico, la fisica e per dirti: guardate, la roba vecchia di Dragon's Dogma c'è. Mago! Mages excel at long range magical attacks, as well as healing and support spells that bolster your party with various. Madonna, che belli gli effetti, vedete che è il re-engine. Advantage in battle. C'ha ancora levitate. Ah, ok, adesso. Minchia, questa è una cosa da non sottovalutare. Adesso finalmente. Adesso non so, c'ho piccolo buco. Ma mi pare anche in Dragon's Dogma tu ti puoi muovere mentre casti. Però qua ti muovi molto più velocemente. Dipende dall'incantesimo, perché cose come cecità e compagnia ti potevi muovere un pelino, o se avevano multiple barre. Mentre qua ti puoi comunque fare. Magari, anzi, se hanno implementato qualcosa di Dragon's Dogma online, man mano che vai avanti, ti puoi muovere ancora di più. Fare letteralmente delle schivate magiche. Sì, adesso ti muovi un pelino meglio.
meglio, però rispetto al primo è molto molto più veloce, perché nel primo ti arrivava un goblin sui denti che ti stannava. Ah, ecco perché ha fatto quell'animazione particolare. Perché il mago non usa più un bastone magico, mi sa che usa una bacchetta, perché se l'è messa di fianco. Se l'è messa di fianco, non è... Ecco perché fa così piano piano la punta. Perché non è un bastone, è una bacchetta. Speriamo che i maghi pure c'hanno diverse armi come le altre classi. Magari, che ne so, una bacchetta ti permette di castare più velocemente, fare anche colpi base più velocemente, mentre lo scettro ti fa fare più forte l'incantesimo. In addition to the pawns you adventure with, you will occasionally act with other inhabitants of the world. Io spero che il mondo sarà molto più vivo. Va bene. Un ciclope? Sì. Bello. Molto più magro. Let's take a look at the thief. Oh. You use daggers to strike at your enemies, relying on agility and quick attacks. C'ha tutte le mosse base quelle, ok? Quickly move away from enemies after... Lui ricorda tanto Monster Hunter, eh? Però lui effettivamente molto di gameplay ricorda Monster Hunter, le dual, perché c'ha ste schivate rapide che sicuramente consumeranno stamina a sto giro. The key strategy for the thief against massive monsters is to find openings and cling on to the enemy to deal damage. Vedo che interagiscono anche molto meglio con l'ambiente, si buggano molto di meno. Minchia, questo è proprio un asset riutilizzato enorme. Cioè, siete comunque giapponesi, perché questo è proprio classico asset riutilizzato da Monster Hunter, che c'erano, no, le dighe, ti trascinavano via nella morte i mostri, proprio uguale. Notare il ciclope che ha sbattuto in bocca contro l'occio prima di cadere? Ah, non ci avevo fatto caso, quindi proprio ci si è avvinghiato bene. Between your chosen vocation, diverse terrains, and the particular monster you're up against. Vabbè, lo butterete giù. Counter challenges players and their party to use their creativity to... Oh! Oh! Ma che cazzo stai a di? Ha interagito con l'ambiente, la merda. Non è caduto come una pera cotta, si è aggrappato dall'altra parte. Così tu, se sei un personaggio agile, un arciere, gli spacchi le mani e cade giù come una pera cotta. Ci hanno preso quella roba che era molto buggadiccia del primo, del fargli andare su una zampa e compagnia, e l'hanno ampliata. Ma veramente, sì, fighissimo. And their party to use their creativity to succeed. E magari, anzi, sta cosa la puoi utilizzare anche come cosa per esplorare. Perché infatti, tra l'altro, si è notato poco, ha un'animazione unica. C'ha l'animazione per camminargli sulla schiena. Belli. Era bellissimo. Sì, ma sto vedendo dei dettagli. L'hanno messi proprio zitti zitti. Perché già in Dragon's Dogma base c'erano le zone che tipo tu per accedere dovevi usare, che ne so, le piastre di ghiaccio e levitazioni, doppi salti e compagnia. Qua è ancora di più. Mi sta intrigando un botto. Oh, spero che ci siano molte più civiltà. The Arisen who slay the dragon have ruled as kings for generations. This land of lush meadows and rolling hills is ripe for exploration. Però hanno le reworkati molti mostri esteticamente, bello. In contrast, Batal is a rugged canyon nation with a city built on the site of ancient ruins. Madò. Peccato che il video è solo in 720p, Dio Cristo. Oh! Oh! Hanno reworkato i sauri. Che bello, perché giustamente se ci stanno molti più biomi, ci saranno anche molte più versioni di sauri. Hai visto il re ex Arisen? Ma in realtà il fatto è che secondo me prenderanno la roba acerba del primo e la svilupperanno bene. Perché il fatto è che nel primo, tu per capire che quello è un ex Arisen, tutti i retroscena, che c'ha 2000 anni, ti devi andare a vedere delle cose che sono molto frivole. Io preferisco che riprendano l'argomento, ma anzi mi fanno che magari è un finto Arisen, perché è palese che c'ha qualche cosa tipo l'oscurità che si vedeva nel primo gioco, che pure quella l'hanno espansa pochissimo. The human kingdom, with diverse environments to explore and monsters to encounter. In your adventures, you might come across people who call out to you. Have you some business with the apothecary, sir? Other times, you might receive quests from people who you aid. Madò, comunque questi piccoli intermezzi sono per farti vedere le cose nuove. Perché il fatto è che purtroppo l'arco, la cosa che ho sempre detto, il ranger in Dragon's Dogma doveva essere solo full arco. È quella la cosa che a me mi ha sempre dato al cazzo. Io capisco che l'hanno fatto per farti mago, arciere e ladro e guerriero, però in Dragon's Dogma doveva essere che lo strider era dei pugnali e basta, e il ranger era di arco e basta. Poi c'era la via di mezzo, che era l'assassino, che aveva l'arco corto,
sotto, poteva usare un po' di robe. Qua hanno fatto bene, perché rendendola proprio come arma principale, tu gli puoi mettere le combo. Cioè non è più devo tenere premuto il tastino e faccio le skill o tiro la freccia. No, no, tu hai le combo, hai le skill secondarie, le core skill e le skill passive assecondate all'arco. Quindi magari c'è una schivata unica, c'è una schivata con contraccolpo, con contrattacco. Vediamo, cazzarola. Bello come penso prendano molto parte occidentale molto simile alla nostra, mentre l'altra zona è proprio oriente con i deserti e compagnia. Ox carts to travel to major locations. Ok. But be aware, as you might get attacked en route to your destination and have to decide how to tackle the situation. During the ride, you can choose to close your eyes to quickly arrive at your destination. Hanno preso la memata del carro col bue. L'hanno implementata. Bello che hanno mantenuto il buio. Bravi. With no light to eliminate your surroundings, you will be enveloped in pitch black darkness where you can't even see your feet. Also, there are dangerous monsters that only appear at night. So you need to be careful when adventuring in the dark. Oh, bello, se puoi fare l'accampamento, figata. To wrap up, I'd like to introduce some advanced vocations that become available as you progress. Però vedete, ci avevo preso la volta scorsa. Hanno aggiunto la lancia, non mi ricordo come si chiama su Dragon's Dogma Online, hanno aggiunto la lancia magica. Figata, se la fanno stile Dragoon deve essere qualcosa di bellissimo, perché mi pare che su Dragon's Dogma Online c'era il lanciere magico. Magic attacks and weapon-based physical attacks. Oh. A good all-rounder. Però ho visto che hanno differenziato due tipi di mount. Hanno messo la mount grabbato. Però se sto proprio in cima al mostro, si mettono su due piedi e attaccano normalmente, tra virgolette, una figata. Bello. Hanno mischiato due classi. Io ho già scelto la mia classe. Perché sta cosa mo te l'hanno fatta vedere col lupo del cazzo. Ma sicuramente puoi farla con le armi dei ciclopi, con le armi dei goblin, con robe più fighe. Ci stanno anche le esecuzioni. Non l'ho visto se l'ha giustiziato. Scusa, c'è stata un'esecuzione e non l'ho vista. Ah, questa, sì, è vero. Però mi sa che questa, non so se è una finisher che magari partono da sole, o se è una mossa tipo il trita spirito del guerriero. Cioè tu ci vai vicino, lo grabbi e se lo uccidi magari fa l'animazione figa. Perché dato che la Capcom le sa implementare molto bene queste cose, che possono sembrare o skill o robe uniche. Sì, la chimera è bellissima e mi sa che non è neanche una chimera normale, perché la vedo molto scura. Dovrebbe essere una gore chimera, mi sa. O forse l'hanno reworkata. They can learn a skill that releases a powerful attack over a wide area in exchange. Minchia, è quella del paladino, l'hanno messa all'arcer mago e la spara pure distance. And of course, there are other unique vocations you can look forward to. Ha usato il muro per fare l'attacco. We have a playable version of Dragon's Dogma 2 at the Tokyo Game Show Capcom booth. Depending on the choices they make, each player can experience very different playthrough. Ehi Google, quanto costa un biglietto per il Giappone? Troppo. Perdona, dovevo controllare un attimo una cosa. Per adesso hanno fatto vedere classe base e due sole classi avanzate. Il fatto è che se stiamo nella stessa sfera di Dragon's Dogma Standard, c'erano tre classi base, tre classi combinate tra di loro e tre classi avanzate. Quindi qua ci dovrebbero stare quattro classi avanzate, i ranger diventano sniper, e quattro, no, forse pure di più classi combinate, se fanno su quella roba lì, il che rende un puttanaio il sistema di pedine. Se fanno la vecchia porcata delle stazze in base alle... ma quello, Giora, che purtroppo è proprio una cosa molto da gioco orientale. Cioè, il fatto è che se io sono un cazzo di distruttore, cioè non è che mi può aumentare la magia, mi deve aumentare la forza, la vita, la difesa. Più che altro che devono spiegartelo, perché il fatto è che in Dragon's Dogma quella cosa dà fastidio che è nascosta. Cioè, tu, quando io entro nella classe delle vocazioni, mi devi dire, bro, fai con cura, i livelli sono contati. Quando tu livelli in una classe ti salgono tot statistiche, quando livelli in un'altra te ne salgono altre, perché una volta che te lo dicono tu dici ok, vado. Io non so se hanno fatto tutte le combinazioni, sarebbe figo, sarebbero mattissime, potrebbero farlo, però vediamo. Una cosa che tra l'altro devono mettere è il respec, però non il respec dei livelli di merda, proprio che come la mod che ci sta su Dragon's Dogma. Cioè io devo metto, che ne so, 20 livelli di questo, 30 di questa, e tu mi dai le statistiche. Quella è una cosa che ci deve essere.
Cazzo, se puoi cavalcare un grifone esplodo. Bello. Sta cosa mi ha messo un hype, Dio Cristo. Invece quest'anno potrebbe giocarsi la Coppa Baldur's Gate. Non uscirà mai quest'anno. Secondo me andiamo 2024 tardo. Bellissimo. Bel pulito comunque. Coso per mostrarti le chicche, per farti vedere delle robe anche non dette. Bravi, bravi. Questo è un bel modo per teaserare le persone.